Infatti non si può onorare Dio senza amare gli uomini, ma non si può neanche amare gli uomini senza onorare Dio. Cioè le due tavole in realtà si intrecciano. L'amore di Dio e l'amore dei fratelli sono perfettamente uniti. Andiamo a vedere nel testo dell'Antico Testamento, il libro dell'Esodo e il libro del Deuteronomio, perché voi troverete i 10 comandamenti su tutti e due questi libri, Esodo e Deuteronomio. Prima di cominciare con il primo, il Signore dice sempre questa frase che è molto importante: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Questa frase è come una introduzione ai 10 comandamenti, cioè qui Dio ti sta dicendo questo, lo dice agli ebrei, lo dice a noi: guarda che io sono il Signore tuo Dio, sono il tuo Dio, non sono solo il Dio di Israele, di tutto il popolo, ma sono il tuo Dio, sono io che per te ho fatto una cosa grandiosa, ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Tu lì eri uno schiavo, tu lì lavoravi, venivi frustrato, venivi anche ucciso se ti rifiutavi di lavorare. Beh, tu devi sapere che io, il tuo Dio, ti ho fatto uscire da lì, dice il testo, dalla condizione di schiavitù, cioè io ti ho reso libero. Questo sta dicendo Dio: io ho fatto di te un uomo libero. Pensate quanto è importante la libertà, no? Noi tante volte ci riempiamo la bocca con la libertà, no? Voglio essere libero, decidere cosa fare. Bene, Dio ti ha reso libero. E qui dice il Signore, quasi una sorta di gelosia: stai attento perché io sono il Signore, io ti amo, io sono innamorato di te, io ti voglio bene e tu devi voler bene a me perché io ti amo per primo. Cioè Dio comanda l'amore perché lui ama per primo, quindi è come una sorta di innamorato perso, perché Dio è un innamorato perso del mondo, altrimenti il mondo non ci sarebbe, no? E chiede a te di contraccambiare questo amore gratuitamente, perché l'amore non costa niente. Dice il Cantico dei Cantici che l'amore non si può comprare. Se uno desse tutte le ricchezze del mondo per l'amore non ne avrebbe che dispregio. L'amore non si compra, l'amore si dona e ci si dona. Quindi è bello questo cappellino introduttivo dei 10 comandamenti: io sono il Signore tuo Dio, non te lo scordare, non te lo dimenticare. Tutto quello che io ti chiederò dopo queste parole te lo chiedo perché io ti amo e voglio che tu cammini attraverso i comandamenti. Cosa sono i comandamenti? Sono dei divieti? Beh, leggendoli uno potrebbe pensare questo, no? Perché ce ne sono solo due che sono positivi e 8 negativi, no? I due positivi poi lo vedremo, ricorda di santificare le feste, onora al padre e la madre. Ma se tu li leggi nell'ottica dell'amore, perché tu è in quell'ottica che li devi leggere, cosa sono? Sono delle strade, sono dei sentieri che se tu li percorri eviti tutto ciò che non è amore ed entri nell'amore di Cristo e attraverso l'amore di Cristo nell'amore dei fratelli. Non ci dimentichiamo mai, ragazzi, questo è importante, che noi possiamo amare gli altri con l'amore di Dio, non col nostro, perché noi di nostro siamo portati all'egoismo, non siamo portati all'amore. Quindi amare l'altro tu lo puoi fare se sei pieno dell'amore di Dio, quindi lo puoi amare per l'amore di Dio, cioè attraverso l'amore suo. Veniamo al primo comandamento. Primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me. Adesso qui ci sarebbero tante cose da dire, ma il tempo è poco, devo stringere. Questo comandamento ci chiede, il primo, ci chiede di nutrire, custodire la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. Solo Dio è Dio. Questa è un'affermazione che sembra sciocca, non è sciocca. Solo Lui è Dio. Quindi la tua fede, la tua speranza e la tua carità, solo in Lui tu le devi mettere e le devi fissare. Non le puoi fissare in un uomo, oppure in un progetto umano, oppure in una realtà terrena. È Dio l'unico senso ultimo della tua vita. Questo è un primo comandamento, quindi che tipo di peccati comporta? Ecco, adesso attenzione perché entriamo nello specifico. Adesso io cito alcuni tipi di peccati che noi a volte commettiamo sul primo comandamento. Per esempio, il primo è l'incredulità, essere increduli, no? E l'incredulo cosa fa in realtà? L'incredulo è uno che non si fida di Dio, è uno che non si fida, no? Che vuole delle prove, che non si abbandona all'amore di Dio. Ecco, l'incredulità, Gesù, insomma, non è che la ama molto. Pensate a Tommaso,
pensate a Tommaso, ecco, è un bel esempio. Poi c'è l'eresia. Che cos'è l'eresia? È negare una verità della fede. Guardate ragazzi, che ne basta una, eh. Per essere fuori dell'amore di Dio e della comunione con la Chiesa basta negare un dogma di fede. Per esempio, se uno dice io non credo che Maria è sempre vergine, è un dogma di fede, lo devi credere. Poi ci sono delle cose su cui puoi avere le tue opinioni. Esistono nella Chiesa tante opinioni, per esempio su, non lo so, su alcune cose, alcuni anche inviti che magari può fare il Papa su argomenti non di fede, lì c'è libertà, uno può aderire o non aderire, tutto ciò che è disciplina non è dogma. Poi abbiamo l'apostasia, il peccato di apostasia è un peccato grave, vuol dire che tu rinneghi la tua fede. Ecco, questa è una cosa molto grave, mi vengono a mente tanti cristiani che in questi ultimi anni, pur di non rinnegarla, hanno dato anche la vita, sono i martiri dei nostri tempi, no? Immaginate quanti ce ne sono stati. Poi un altro peccato è lo scisma. Lo scisma vuol dire separarsi dalla Chiesa di Cristo, formare una Chiesa per conto proprio. Anche questo è un peccato contro il primo comandamento, perché è un peccato contro la fede. Dio è uno, ha voluto la Chiesa, tu non devi uscire dalla Chiesa, tu devi cercare di trasformare la Chiesa da di dentro, come fece Francesco d'Assisi, faccio un esempio. Poi ci sono i peccati contro la speranza. Ecco, attenti qui, perché qui penso che ci rientriamo a volte un po' tutti. Il primo peccato contro la speranza qual è? È la disperazione. Quanta gente è disperata, no? Tanta gente, arriva addirittura al suicidio. Non devi disperare mai. Dice Benedetto XVI, chi crede non è mai solo. Sei mai solo. Sei sempre col Signore. Ma io sto soffrendo terribilmente. Sei ancora più vicino. Gesù Cristo è ancora più vicino a te, lo dice l'Antico Testamento, il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti, quindi è vicino a chi soffre. E poi c'è un altro peccato contro la speranza che è la presunzione. La presunzione purtroppo è una brutta, è una mala bestia, no? La presunzione dice ma no, ma io mi salvo da solo, non ho bisogno di nessuno, ho bisogno di Dio, mi salvo da solo, questa è presunzione, no? Oppure dire io mi salvo senza conversione e senza merito, non ho bisogno di convertirmi, io non ho peccati, non ho nessun problema, non mi confesso, perché la confessione è anche il riconoscimento della tua condizione di peccatore, e anche senza merito, non ho bisogno di acquisire nessun merito, posso fare da me. Ecco, questo è un peccato contro la speranza. Poi abbiamo i peccati contro la carità, io adesso ne enumero alcuni. L'indifferenza, essere indifferenti all'amore di Dio. Quanta gente conosciamo che è indifferente all'amore di Dio, no? E lo so, per noi è incomprensibile, ma esistono persone così. L'ingratitudine, non dire mai grazie. Quante grazie ci fa il Signore, no? La prima ce l'ha fatta stamattina quando ci siamo svegliati, no? Quante grazie, no? Eppure non siamo capaci di dire grazie, no? Non ci viene spontaneo, no? È tutto dovuto, ci è tutto dovuto. Un altro peccato è la tiepidezza, essere tiepido. Dice la Bibbia al libro dell'Apocalisse che se non sei né caldo né freddo, dice il Signore nell'Apocalisse, io ti vomito dalla mia bocca. Cioè cosa vuol dire? Il tiepido è colui che non prende mai posizione, non si sa mai come la pensa, no? E diciamo non è né caldo né freddo, no? Questo è tiepido, no? Ed è peggio di uno che invece esprime il proprio parere. Cosa è meglio tra un tiepido e un ateo? Papa Francesco direbbe che è meglio un ateo, perché almeno sai come la pensa, prende una posizione, no? E poi abbiamo l'accidia è la pigrizia spirituale, cioè la repulsione all'amore e al bene che vengono da Dio. Anche questo è un altro peccato, è un'altra mancanza nei confronti di Dio. E poi c'è l'odio di Dio, poi c'è l'odio di Dio, che stiamo parlando di una cosa molto grave, ma che purtroppo esiste. Ci sono persone che odiano Dio, odiano l'amore di Dio, non lo può. È la superstizione. Siamo superstiziosi, c'è qualcuno qui che è superstizioso? Essere superstiziosi, amici miei, vuol dire dare a qualcosa un potere che quella cosa non può avere, perché il potere solo Dio ce l'ha. Quindi attenzione anche alle superstizioni che sono contrarie alla fede. Poi c'è l'idolatria, che non è solo adorare gli dèi, no? È avere una religione monoteista. L'idolatria è anche fare di una creatura un Dio. Non so, mi viene in mente un cantante, no? Per molti giovani, magari un cantante, non faccio un nome, può diventare un Dio.
che tu adori al posto di Dio. Cioè tu sei venuto quello che fa lui pedissequamente, no? E ti affidi a questa persona. Poi c'è la divinazione sono gli oroscopi, sono i chiromanti. Io mi permetto di dire, mi raccomando di non rivolgersi mai per nessun motivo ai chiromanti, perché sappiamo chi c'è dietro, sappiamo tutti, non ve lo dico chi c'è perché lo conoscete molto bene, l'inquilino del piano di sotto. Quindi non andate dai chiromanti, venite dal Signore, hai bisogno di essere liberato, lui può liberarti, ha tutti gli strumenti, quindi attenzione. Poi c'è la magia, qualcuno dice vabbè, ma la magia bianca è buona, quella nera è cattiva, la magia viene tutta ed esclusivamente dal male, non c'è una magia buona e una magia cattiva, la magia viene dal demonio, c'è niente a che vedere con la fede. Un altro errore, un altro peccato grave è quello di tentare Dio con le parole o con i fatti. Ah, se esisti allora fai questo. Se vi è mai capitato di sentire qualcuno dire queste cose, no? Non tenterai il Signore Dio tuo, ma lo amerai, lo seguirai, non lo tenterai, perché Dio può fare tutto, è onnipotente. Un altro peccato sono i sacrilegi. Qual è il sacrilegio? Comprare o vendere cose sacre. E a volte capita anche questo, che vengono vendute delle reliquie, per esempio, non si possono vendere le reliquie assolutamente, di santi, di martiri e così via. E poi c'è purtroppo la malattia numero uno del nostro tempo, che è l'ateismo, essere atei. Ecco cari amici, questo veramente è forse uno dei peccati più gravi, cioè negare l'esistenza di Dio e morire negando, perché se l'ateo prima di morire invoca Dio si salva, il problema è morire con le proprie idee, questo è il problema. E poi l'agnosticismo, quanta gente c'è agnostica, no? Ma ci sarà Dio? Ma io intanto mi vivo la vita mia, poi se c'è o non c'è vedremo, no? Questo è l'agnostico, no? Che non prende posizione, è un po' come il tiepido, più o meno. Ma ci sono invece le azioni virtuose di questo comandamento. Quali sono? L'adorazione di Dio. Ecco, per esempio in questa comunità spesso si adora il Santissimo, questa cosa bellissima. Questo Dio lo accetta in modo grandioso. Poi c'è la preghiera personale, la preghiera comunitaria naturalmente. E poi la terza cosa che vorrei dire è offrire sacrifici esteriori e interiori. Offri la tua vita, dice Paolo nella lettera ai Romani, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. Quindi offri la tua vita, la tua famiglia, le tue sofferenze quotidiane, il tuo lavoro. Quello vuole Dio, vuole la tua vita, vuole il tuo amore, vuole che tu gli doni te stesso, tu sei prete di te stesso, perché tu puoi offrire. Questo è grandioso, questo è il sacerdozio battesimale. Non c'è solo quello ministeriale di Don Ireneo, c'è anche il nostro. Secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano. Ecco, attenzione a questo comandamento perché spesso viene mal interpretato. Allora, nel mondo ebraico la bestemmia non esisteva, gli ebrei non bestemmiavano. Questo comandamento nel mondo ebraico indica non attribuire il nome di Dio ad un idolo, cioè ad una realtà che non è Dio. Questo significa nel mondo ebraico. Purtroppo nel mondo nostro la bestemmia sappiamo che esiste, quindi questo comandamento proibisce assolutamente la mancanza di rispetto e l'abuso del nome di Dio, di Gesù, della Madonna e dei Santi. Vanno nominati quando si prega, quando si fa catechesi, naturalmente, quando si fanno cose spirituali. Ma evitiamo, pensate che gli ebrei addirittura scrivono Yahweh, ma non lo pronunciano, perché loro lo sostituiscono con Adonai, che in ebraico vuol dire Signore. Quindi il nome di Dio è talmente santo che loro neanche lo pronunciano durante la lettura biblica in sinagoga. Quindi che cosa questo comandamento ci proibisce? Ci proibisce, per esempio, di fare promesse con giuramento e poi non mantenerle. Il giuramento è una cosa seria. Cioè abbiamo Bruno che è un militare, no? Ecco, per i militari il giuramento è una cosa seria. Lo è nei tribunali, lo è in determinate situazioni. Gesù nel Vangelo ci dice, cercate di evitare di giurare, il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Cioè il sì deve diventare il giuramento senza bisogno di ulteriori giuramenti, però se serve in alcune circostanze mantenere ciò che si è detto.
E poi naturalmente le bestemmie. Io cito solo una frase dell'Antico Testamento che a me fa drizzare i capelli, anche se non ce l'ho, che dice: il Signore non lascerà senza punizione chi brucia in vano il suo nome. Quindi attenzione, attenzione, il nome di Dio è santo. Ti è successo qualche disgrazia? Porca paletta, si può dire. Porca miseria, si può dire. Non è obbligatorio, anzi è sconsigliabilissimo utilizzare il nome di Dio, anche nelle imprecazioni che non sono ovviamente delle bestemmie, però lasciamo stare il Signore che non c'entra niente. Io tante volte mi è capitato di dirlo qui a qualcuno che ho sentito bestemmiare: perché bestemmi? È il tuo Dio, io sono il Signore tuo Dio, abbiamo detto prima. Bene, andiamo avanti al terzo comandamento. Terzo comandamento: ricordati di santificare le feste. È il primo comandamento dove non c'è un divieto. Ricordati, che bello questo verbo. Fellini ci aveva fatto il titolo del Amarcorda, come ricorda, ecco, ricordati di santificare le feste. Allora, qual è la festa degli ebrei? La festa degli ebrei è lo Shabbat, sabato. Loro lo cominciano venerdì sera, mangiano un po' di pane e bevono una coppa di vino e inizia lo Shabbat, il giorno del riposo. Cosa fanno gli ebrei? Niente. Io ho un'amica mia carissima, non so se ancora è viva, nella sinagoga di Roma, che gli chiesi cosa facesse lei da ebrea. Mi ha detto: Lorenzo, io domenica sto seduta a casa mia e mi leggo un bel libro tutto il giorno. Il mangiare lo preparo il giorno prima, perché loro non possono fare neanche da mangiare, perché è considerato un lavoro per i rabbini. Niente, io lo riscaldo, attacco la cosa, riscaldo il cibo e tutto il giorno prego e leggo. Ecco, questo è lo Shabbat ebraico. Il nostro Shabbat qual è? È chiaro che Gesù l'ha sostituito, no, con la domenica, perché è il giorno della sua risurrezione, della nuova creazione. Quindi per noi la domenica ha due significati. Il primo è il primo giorno della settimana, quindi ricorda il primo giorno della creazione. Secondo significato: la domenica è l'ottavo giorno, perché è il giorno primo dopo il sabato è il settimo, l'ottavo, ed è il giorno in cui Gesù ricrea il mondo, è il giorno della ricreazione, perché è il giorno della risurrezione. Quindi Dio in Gesù Cristo crea il nuovo mondo. Quindi la domenica cosa devo fare? Ecco, cari amici, questo diciamolo anche a chi non lo sa: la domenica è giorno di preghiera, è giorno di riposo mentale, fisico, è giorno in cui dedicarsi alle opere di carità. Naturalmente la celebrazione dell'Eucarestia per noi cristiani è assolutamente obbligatoria. Non posso fare a meno del mio Signore, come faccio a fare a meno di Gesù? Dice: ma io adesso è domenica, non vado al mare. Anche al mare ci sono le chiese, eh? Prima vai a messa, poi vai al mare, non è un problema. Però la messa non va mai saltata. È tempo anche per i parenti. Qualcuno dice: parenti, serventi, dice parenti. Eppure è tempo anche per i parenti, se avete qualche parente malato in modo particolare. E poi è tempo di riflessione, è tempo di studio della parola di Dio. Per esempio, tornando a casa il pomeriggio, prendi il Vangelo, vatti a rivedere un attimo il Vangelo della messa. È tempo di studio, di meditazione. Meditare vuol dire prendere un testo e pregarci sopra. Meditare significa questo. E poi è tempo anche per la crescita interiore e cristiana. Quindi è tempo di stare in famiglia. La religione cristiana è una religione che nasce dentro una famiglia, perché Gesù Cristo ha voluto avere una famiglia. Anche quella ebraica nasce in famiglia, eh? Se voi andate nel Deuteronomio, quasi finito, un minuto solo, eh? Se voi andate nel Deuteronomio, cosa dice il Deuteronomio? Le cose, dice il Signore, le cose che io ti ho insegnate le insegnerai ai tuoi figli. Quindi nasce in famiglia. Loro la cena di Pasqua, il famoso Seder di Pesach, la cena pasquale, la celebrano dove? In sinagoga. In famiglia si fa il Seder, perché lì nella famiglia c'è la prima educazione della fede. Quindi sia l'ebraica che la cristiana sono religioni che nascono nella famiglia. Quindi andiamo nel quarto comandamento, che è il primo della seconda tavola. Neanche a farla apposta, perché Dio le cose le fa sempre precise. Poteva mettere altri comandamenti,
come primo comandamento della seconda tavola, ha messo proprio questo: onora il padre e la madre. Cioè, da cosa è partito? È partito dalle persone più vicine a noi. Come per dire, l'amore agli altri lo si manifesta primariamente in famiglia, perché la famiglia è il luogo della presenza di Dio, no? Gli ebrei dicono che nella famiglia c'è la Shekinah. La Shekinah sarebbe la presenza di Yahweh all'interno della famiglia, no? Anche noi cristiani diciamo questo, no? Che la famiglia è la prima chiesa, no? Diciamo, è la prima chiesa, dove tu impari non solo a mangiare, a pulirti, a essere autonomo, ma vieni iniziato ad essere cristiano. Tu quando è che hai imparato le preghiere? Quando l'hai imparato? Quando te l'hanno insegnato in famiglia, se te le hanno insegnate. Io ho i bambini miei di prima elementare che purtroppo non sanno nessuna preghiera, nemmeno farsi il segno della croce. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che si è interrotta questa trasmissione della fede. E questo è gravissimo, perché la famiglia è il primo nucleo. La prima riflessione che mi viene sul quarto comandamento, amici, il verbo che viene usato, onora, avrebbe potuto dire rispetta, ubbidisci, non lo so, trovatelo voi un verbo. Dio ha voluto riservare ai genitori il verbo riservato a noi. Questa è sconvolgente. Cioè, se tu vai nella Bibbia, il verbo onorare è solo riferito a Dio e a nessun altro. È come se Dio avesse voluto dire: se tu ami papà e mamma, in realtà stai amando me, perché papà e mamma per te sono l'immagine mia. Difatti, la paternità e la maternità dove traggono origine? Da Dio, è evidente. Sei padre? Bene, sei immagine di Dio che è padre. Sei madre? Attenzione, adesso dico una cosa sconvolgente, ma non l'ho detta io, l'ha detta Papa Giovanni Paolo I. Ve lo ricordate il famoso Angelus che disse: Dio è anche madre. Questo l'ha detto lui, ha detto un papa che tra un po' diventa beato, perché manca poco per la beatificazione. Quindi, quando tu vivi l'essere padre e l'essere madre, tu vivi la paternità e la maternità di Dio, perché Dio non ha sesso, quindi può essere padre, ma può essere madre. Se leggi l'Antico Testamento, Dio spesso si paragona anche alla mamma, no? Quando dice, per esempio, nell'Antico Testamento: se anche tuo padre e tua madre si dimenticassero di te, io mi dimenticherò mai. Può una mamma dimenticarsi di suo figlio? Dice l'Antico Testamento: io, Signore, di te non mi dimenticherò mai. È meglio di una mamma, possiamo dire. Quindi il verbo onorare Dio lo riserva al papà e alla mamma. Quindi pensate che onore, che importanza hanno i genitori. Qui naturalmente il comandamento parla di padre e madre, ma è chiaro che si parla anche dello zio, della zia, si parla del nonno, della nonna, quindi di tutta quella che è la tua famiglia. E perché bisogna onorare i genitori? Perché i genitori sono nella tua vita coloro che non solo ti hanno trasmesso la vita, ma ti trasmettono la fede. Pensate che nel mondo ebraico c'era una figura ancora più importante del genitore, che era il maestro, no? Oggi i maestri, io sono maestro, perché io insegno, oggi i maestri non sono tenuti molto in considerazione, ma nel mondo ebraico il maestro contava più del padre e della madre, contava più del padre e della madre. Pensate l'importanza del maestro. Quindi questo comandamento ci insegna non solo il rispetto per il papà e la mamma, ma il rispetto per gli insegnanti, per i maestri, il rispetto per i datori di lavoro, perché anche il datore di lavoro è colui che ti dà da mangiare, come tuo padre e tua madre ti davano da mangiare quando eri piccolo. E anche i governanti ci sono in questo comandamento, quindi rispetta anche coloro che sono al governo. L'Apostolo Paolo però aggiunge: preghiamo per loro, dice Paolo, perché facciano le cose giuste, perché loro hanno in mano la spada della giustizia, dice Paolo, no? Dobbiamo sempre pregare anche per chi ci governa. Poi questo comandamento è particolare, amici, sapete perché? Perché è l'unico dei dieci, a cui è congiunta una promessa. Se tu leggi il testo, c'è scritto: onora il padre e la madre perché tu sia felice e goda di lunga vita. Quindi l'amore per il papà, la mamma, i governanti, i maestri, eccetera, eccetera,
è collegato alla tua felicità, perché tu sia felice, dice Dio, e perché tu goda di una lunga vita. Quindi se tu ami tuo padre e tua madre vivrai a lungo. Guardate, è una promessa, e le promesse Dio le mantiene, no? Non è come noi che a volte magari diciamo tante cose, poi le facciamo molto poche. Invece lui, quando fa una promessa, la mantiene. Questo comandamento vuole fare un riferimento alla vita di oggi, poi passo al comandamento dopo. Quanta gente abbandona i genitori anziani? Quanta gente li mette lì, no? A casa di riposo, poi non li va mai a trovare. C'è una canzone di Renato Zero che parla anche di questo. Non abbandoniamo le persone anziane, no? Perché sono stati quelli che ci hanno iniziato la vita e alla fine. Un'altra cosa, quanti maltrattamenti ci sono anche sulle persone anziane, oltre che sulle donne, le mamme, quanti femminicidi ci sono, quante violenze sulle donne, quante violenze. Io non riesco a vederlo in telegiornale, a volte giro perché non mi fa male, no? Sentire la violenza, quanto è forte. Però attenzione, la violenza è forte, però il male c'è, ma c'è anche il bene. Io conosco tante famiglie meravigliose dove regna veramente l'amore di Cristo, no? Famiglie dove ci si ama davvero, dove il figlio rispetta il papà e la mamma. Vi dico una cosa della religione taoista confuciana, questo è un detto, è un motto, diciamo, della religione confuciana, volevo mettercelo perché è molto bello. Allora, nella religione di Confucio c'è il culto degli antenati, no? Quindi c'è l'amore del papà, mamma, per tutto l'albero genealogico. C'è una storia cinese che dice che un figlio, sapendo che le zanzare pungevano sempre i genitori, quindi li facevano soffrire, chi è che soffre del pizzico lo sa di che cosa parliamo, una notte dormì nudo per invitare le zanzare a pungere lui piuttosto che i genitori. Bella questa storia cinese che insegna che l'amore per un genitore arriva anche al punto da prendere su di sé un problema per evitarlo al genitore. È davvero bella questa storia cinese. Qui adesso attenzione, perché quinto comandamento. Allora, il quinto comandamento, intanto nella accezione ebraica andrebbe tradotto non ucciderai. Noi invece abbiamo tradotto non uccidere, sembra simile, però è un divieto, ma è un divieto ben preciso che però ha delle eccezioni. Ecco, vorrei spiegarle bene queste eccezioni perché altrimenti si rischia di non comprendere bene questo comandamento. Allora, intanto il quinto comandamento ci impedisce, quindi ci fa divieto, di uccidere un innocente. L'innocente non si può toccare, è gravissimo, è gravemente contrario alla dignità umana e alla santità di Dio uccidere un innocente. Il primo pensiero che viene in mente quando si parla della morte dell'innocente è l'aborto. L'aborto, perché noi cristiani non lo possiamo accettare? Non lo potremo mai accettare, perché è la morte diretta di un innocente, di una persona che ha tutto, parlo di persona, non parlo di grumo di cellule, noi parliamo di persona, perché per noi nel momento in cui la donna rimane incinta di un bambino o di una bambina, lì c'è una persona per noi cristiani, ok? Cosa pensano gli altri a noi non interessa, noi sappiamo che nel momento in cui l'uovo viene fecondato, lì c'è tutto il patrimonio genetico di una persona. Ora, chi può metterci mano nel patrimonio genetico? Si capisce da sé, nessuno può mettere mano. Tu puoi solo donare la vita. Noi abbiamo avuto donne sante che hanno donato la vita morendo loro, addirittura Santa Gianna Beretta Molla e così altre sante, hanno dato la vita al figlio o alla figlia anche a scapito della loro vita. Questo comandamento ha però delle eccezioni. Vediamo quali sono queste eccezioni. La prima è la legittima difesa. Mi devo difendere da un'ingiusta aggressione? Certo che ti devi difendere, perché la tua vita ha valore come la vita dell'ingiusto aggressore che ti sta per sparare, oppure, non so, per tirarti una bomba o non so quale altra cosa. Certo che la legittima difesa è una delle due eccezioni a questo comandamento.
il valore della tua vita tu lo devi difendere, e nel caso la tua legittima difesa sia equivalente all'offesa, tu non stai facendo assolutamente nulla di male. È chiaro che la legittima difesa deve essere calibrata sull'offesa. Non posso fare una legittima difesa che diventa ancora più forte dell'offesa, ma io ho tutto il diritto, voi, tutti noi, a difendere noi stessi. Altra eccezione a questo comandamento, lo so, adesso forse rimarrete colpiti, no? Perché non tutti lo sanno, la cosiddetta guerra giusta o guerra di difesa. Certo che è giusto, un paese viene attaccato, viene invaso, senza motivo. Infatti, ricordate l'invasione del Kuwait? Ricordate il Kuwait quando fu invaso, no? Cosa deve fare il popolo che viene invaso? Dire vabbè, venite, prendetevi tutto. No, devono difendere le loro vite, loro stessi, i loro beni. Quindi la legittima difesa rientra anche nel concetto di una guerra di difesa, non di attacco, attenzione, ho detto guerra di difesa. L'esercito, coloro che esercitano la giustizia e la fanno applicare, le forze dell'ordine, hanno il dovere, neanche il diritto, il dovere di difenderci. Ci mancherebbe altro. Dice, ma perché il poliziotto tiene la pistola? Perché il poliziotto deve difendere la gente, il popolo. E si chiamano pubblica sicurezza, giusto? Proprio perché loro devono tutelare la pubblica sicurezza. Io adesso non entro nelle disquisizioni che legge hanno fatto in Parlamento, io sto parlando di cosa dice la fede. La fede dice questo, poi i governi cosa fanno a me non interessa. Noi cristiani dobbiamo rifarci alla legge di Dio, perché per noi viene prima di tutto, è logico, le leggi umane vengono dopo. Pensate, addirittura noi non dobbiamo obbedire alla legge umana, ricordatevelo bene, questo è importante, se va contro la legge di Dio. Lo Stato dice che c'è l'aborto, ma io non abortisco, no? Lo Stato dice che posso fare l'eutanasia, ma io sono del rispetto della vita, dal concepimento alla morte naturale, naturale. Vedete, la parola naturale è importante perché la natura chi l'ha creata? Dio. Quindi la tua vita deve essere tutta naturale, dalla tua nascita alla fine della tua vita, che per noi cristiani non è la fine, è l'inizio di un'altra vita, anzi della vita definitiva. Questo è da non dimenticare. Io nei miei 40 anni, 45 anni di altare, più o meno, io ne ho 57, già 10 anni ero sull'altare, ho sentito tantissimi funerali, tante sedie, ma in pochissime sedie ho visto fede nella vita eterna. In molte sedie ho visto disperazione. Proprio la disperazione più pura, cioè come se tutto fosse terminato. No, non è questa la nostra fede. La nostra fede ci dice che ci rincontreremo, che ci rivedremo. La nostra fede ci dice che la vita prosegue. Tu non puoi venire qui e strapparti i capelli, assolutamente non esiste, non può esistere per noi. Addirittura ho visto alcuni funerali che si sono suonati le campane a festa, giusto, è giusto, perché chi entra in cielo, lo dice Gesù nel Vangelo, si fa più festa in cielo per un peccatore e si converte per 99. Quindi il funerale, le sedie sono l'ingresso nella vita eterna. Cosa ci proibisce questo quinto comandamento? Ecco, naturalmente abbiamo detto l'omicidio volontario, quindi l'omicidio è sempre da condannare, sempre. Non c'è mai nessuna giustificazione a togliere la vita a una donna o a un uomo. Assolutamente, anzi un uomo che lo toglie a una donna è anche un vigliacco, perché sa perfettamente che sta facendo violenza a un essere inferiore, inferiore intendo dire dal punto di vista fisico, naturalmente, quindi è anche un vigliacco. L'aborto, abbiamo già detto, l'eutanasia, ecco, attenzione, non vi fate condizionare dai mass media che ti dicono ma io c'ho compassione. La compassione noi la manifestiamo, noi cristiani, sapete come? Visitando, accarezzando, con le cure palliative, la terapia del dolore. È così che noi accarezziamo i nostri malati e li accompagniamo alla fine della loro vita, non facendogli un'iniezione e mandandoli via, perché non è questo il modo di accompagnare le persone alla vita eterna,
Attenzione, stasera sono molto duro, scusatemi, ma è il comandamento che me lo richiede, lo devo fare assolutamente. Attenzione allo scandalo, guai agli scandali. Gesù lo dice nel Vangelo, guai a chi dà scandalo, mai dare scandalo, perché lo scandalo allontana gli altri dalla fede. Questo comandamento ci dice, stai attento a come ti comporti, perché si può uccidere anche con un comportamento, con una parola detta male, con un atteggiamento sbagliato. Non avere cura della propria salute, lo sapevate che rientra nel quinto comandamento? Non ucciderai, vale pure per te, non vale solo per l'altro, no? Non è solo sparare a qualcuno, ma la tua salute te la curi? Se stai male, vai dal dottore, fai le cure che ti vengono prescritte o te ne freghi altamente dei dottori. Io conosco persone che, ma no, dottore, ma che me frega, no? No, tu devi avere cura il tuo corpo, se stai male devi curare. È un tuo diritto, un tuo dovere, ci mancherebbe altro. Vedete, questo rientra nel quinto. Questa veramente non lo sapevo nemmeno io, studiando, ho scoperto anche questo, perché quando uno studia poi scopre. Quindi, non avere rispetto del corpo degli altri, ecco, anche questo rientra nel quinto comandamento. Come rispetti il tuo corpo, così devi rispettare il corpo degli altri. Per esempio, i rapimenti, rapire una persona. Voi sapete, negli anni 70 ne hanno fatti tanti di rapimenti, no? C'è stato chi è tornato a casa, c'è stato un poverino che non c'è mai neanche tornato. Il terrorismo, anche il terrorismo rientra in questo quinto comandamento, non rispettare il corpo degli altri. Quanti giornalisti, magistrati, politici, ma pure gente come noi è stata capezzata, è stata uccisa, no? Sapete meglio di me. Un'altra cosa che ci proibisce questo comandamento è l'ira. Non tramonti, dice la Bibbia, mai il sole sulla vostra ira. Cosa vuol dire? Non aspettare domani mattina, non far tramontare il sole. Se tu sei arrabbiato con qualcuno, vai a chiarire, vai a parlare. Dice, ma io poi dopo vengo preso per quello che dice le cose in faccia. Ringrazia Dio, vuol dire che sei sincero, perché chi parla davanti è uno sincero. A Roma c'è una battuta che dice che sono i fagioli che parlano dietro, ma noi siamo esseri umani, dobbiamo parlare davanti, quindi è positivo, mai arrabbiarsi. Se sei arrabbiato, chiarisci. Poi c'è l'odio. Ecco, io spero che nel cuore di nessuno di noi ci sia l'odio, no? Perché l'odio è l'uccisione più grande che possiamo fare, altro che i calasci, i profumi. L'odio, l'odio vuol dire, per me tu devi morire, questo vuol dire l'odio. L'odio è l'odio a morte. Ecco, io spero che nel cuore di nessuno di noi ci sia questo. Poi vorrei dire una parola sulla pena di morte, perché rientra in questo comandamento. Molti secoli fa, anche la Chiesa, quindi la pena di morte è stata abolita non da tantissimo tempo neanche da parte della Chiesa. Prima chi attentava la vita del Papa aveva la pena di morte. Ecco, la Chiesa adesso nel corso dei secoli ha capito che la dignità umana primariamente, ma anche i metodi di detenzione sono cambiati, per cui è giusto rispettare la vita umana e credere che un detenuto, stando in carcere, possa riabilitarsi, possa pagare la sua pena e possa reinserirsi nella vita sociale. Ecco perché la Chiesa adesso attualmente è assolutamente contraria alla pena di morte e si batte affinché venga abolita in tutto il mondo. Un'altra e l'ultima cosa. Intanto una volta si diceva, lo dico in latino, poi lo traduco in italiano, si diceva de sexto nihil, sul sesto comandamento è meglio non di niente. Non parlavo, così almeno non succede niente, tutti rimangono, diciamo così, nell'ignoranza. Io invece dico il contrario, de sexto invece parliamone, e soprattutto parliamo di questi tempi dove la beatitudine beati puri di cuore perché vedranno Dio. Passatemi questa, forse una battuta infelice, è passata di moda, beati puri di cuore. Avete sentito mai qualcuno in televisione parlare della purezza del cuore? Ma manco sanno che è, ma cosa? Eppure è una delle beatitudini. Questo comandamento parla proprio di questo, perché questo comandamento mette insieme dentro tutta la sessualità umana. Non commettere atti impuri. Se tu vai a vedere l'originale ebraico, non era questo, era non commettere adulterio, no? Questo era il sesto, no? Poi Gesù lo trasforma e dice:
Avete inteso che fu detto non commettere adulterio? Ma io vi dico, ecco attenzione, ma io vi dico, è importantissimo per dire che Gesù porta a compimento il comandamento dicendo: chiunque guarda una donna col desiderio di averla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Cioè Gesù parla dell'adulterio del cuore, cioè Gesù vuole dire: attenti, perché tutto parte sempre dal cuore, poi diventa un fatto, ma parte sempre dal cuore. Quindi in questo sesto comandamento Dio ci dice attraverso Gesù: sii presente a te stesso, abbi il dominio di te stesso. Sapete come si chiama in una parola? Continenza. È uno dei 12 frutti dello Spirito Santo: amore, pace, continenza. Dice: ma io mica me devo far prete. La continenza la dobbiamo avere tutti fino al giorno del matrimonio, perché naturalmente il sesto comandamento ti prepara al matrimonio. Sentite qual è la visione del matrimonio nella fede cattolica. Adesso io ve lo dico in una frase, è bellissima questa frase che riassume bene. Allora, tu devi essere libero dalla schiavitù delle tue passioni, cioè presente a te stesso, avere il dominio delle tue, dei tuoi istinti, chiamiamoli così, vivere le virtù morali, altra parola sconosciuta, virtù morali, quindi tutte le virtù le devi vivere, tutte, compresa la castità, dopo ne parlerò un attimo, per prepararti attraverso la preghiera al dono totale di te stesso nel matrimonio, un dono che dura per sempre. Oh, ragazzi, è un progetto di vita, cioè tu devi tenere sotto freno le tue passioni, pregare, vivere le virtù per prepararti al dono totale di te stesso da fare all'altra persona nel matrimonio. Questa è la visione cattolica del matrimonio cristiano. Adesso capite perché è indissolubile? Certo, perché io mi preparo tutta la vita per donarmi alla mia moglie. La mia moglie si prepara tutta la vita per donarsi a me. Capite quant'è? È un impegno che dura tutta una vita, ma nemmeno il lavoro dura tutta una vita, perché a un certo punto va in pensione, no? Grazie a Dio. Il matrimonio ti dura tutta la vita, un impegno totale, come il sacerdozio. Tu essere sacerdote in eterno, sei prete per sempre, per tutta quanta la tua vita. E così il matrimonio. Attenzione a giudicare i preti, giudichiamo il nostro matrimonio. Come va il nostro matrimonio? Va bene? Regna l'amore? Regnano le virtù dentro casa nostra? Prima togliamoci la trave, poi guardiamo la pagliuzza. Attenzione, perché noi siamo portati molte volte a giudicare i preti, no? Ecco, giudichiamo noi stessi innanzitutto, se siamo noi e se stiamo vivendo la vocazione matrimoniale. Quindi quali sono le proibizioni di questo comandamento? Ecco, adesso vado nello specifico. Allora, le proibizioni sono innanzitutto la lussuria. Che cos'è la lussuria? La lussuria è vivere esclusivamente per prendersi tutti i piaceri sessuali possibili e immaginabili. Questa è la lussuria, che è anche un vizio, tra le altre cose. Poi abbiamo la masturbazione. Che cos'è la masturbazione? Masturbazione vuol dire procurarsi da se stessi il piacere sessuale. Può essere maschile, può essere femminile. Perché la Chiesa la condanna? Intanto la condanna perché già nell'Antico Testamento Onan, un signore dell'Antico Testamento, aveva commesso esattamente questo tipo di peccato, cioè aveva sparso il seme a terra. Quindi vuol dire non utilizzare ciò che Dio ti ha dato per l'incontro con tua moglie affinché questo incontro sia aperto alla vita. Cioè la masturbazione è un atto non aperto alla vita e quindi non è secondo Dio, perché Dio è la vita. Andiamo avanti. La fornicazione. Che cos'è la fornicazione? Vuol dire avere rapporti senza essere sposati, quindi rapporti tutti fuori del matrimonio. Andiamo avanti. La pornografia, che Dio ci scampi, questa fa tantissimo male ai nostri giovani. È meglio un'educazione sessuale avuta da papà e mamma piuttosto che andare a comprare quelle porcherie che stanno nei giornalai. Parla con papà e mamma. Compito nostro l'educazione sessuale, e naturalmente filtrata nel Vangelo. Non è che noi faremo un'educazione sessuale alla Amici di Canale 5, no? È evidente, siamo tutti cristiani cattolici, lo faremo secondo il Vangelo e secondo l'età del bambino. La
la prostituzione. Io faccio fatica a parlare di questo che mi fa male. Io tutti i giorni passo sulla via Prenestina, ci devo passare, abito lì. Ci sono ragazzi giovani di tutte le età. Io quando passo dico sempre un'Ave Maria, una preghiera per queste ragazze. La prostituzione vuol dire utilizzare il tuo corpo che è tempio di Dio per dare piacere sessuale a pagamento. Io credo che non ci sia cosa peggiore. Però attenzione, la colpa non è solo di chi si prostituisce, ma neanche di chi ci dà. E questo è gravissimo. Io ho saputo addirittura di mariti che fanno queste cose. Ecco, questi mariti devono venire a confessarsi, perché questo è un peccato grave, gravissimo, perché tu potresti anche infettare tua moglie. Non entro adesso nei particolari, però per dirvi, c'è anche lo sfruttamento della prostituzione. Poi c'è lo stupro, che condanna questo comandamento. Non puoi obbligare una donna ad avere un rapporto sessuale con te. Questo è gravissimo agli occhi di Dio. È un abominio agli occhi di Dio. Lo stupro è sempre un abominio, a prescindere se lo fa un italiano o un non italiano, è sempre un abominio. Gli atti omosessuali, permettetemi una parola su questo, facciamo una distinzione. Le persone omosessuali, se sono cristiani come noi, fanno un cammino di fede come noi, devono fare, come lo faccio io, come lo fa lei, come lo fa lei, come lo facciamo tutti, anche loro devono fare un cammino come noi. La Chiesa non condanna le persone, mai, mai, perché Cristo non ha mai condannato le persone. Cristo ha condannato il peccato, cioè l'atto omosessuale. Quello non lo possiamo accettare perché non è secondo Dio, ma le persone vanno sempre abbracciate e invitate a fare un cammino di fede insieme a noi. Fatto sta che nelle comunità cristiane ce ne sono quanti ne volete, io ne conosco tantissime, che vanno sempre chiamate persone omosessuali e non omosessuali o altre cose, sono persone, vanno accolte e devono fare un cammino di fede e di discernimento come lo faccio io, come lo sto facendo io, come lo fate voi. Però l'atto omosessuale non possiamo mai accettarlo, tanto meno il matrimonio. Ha detto anche Paolo questo. Adulterio, ecco, lo dicevo prima. Prima di vedere il vicino di casa se si comporta bene, pensa al tuo matrimonio. Tu sei fedele a tua moglie o a tuo marito? Ecco, la fedeltà è una cosa seria. Anche le suore hanno un marito, è Gesù Cristo, e loro devono essere fedeli. Anche lui, il nostro parroco, ha giurato fedeltà a Cristo, anche nel sacro celibato, come anche le nostre suore nel punto di castità. Uno mi ha detto, ma perché pure noi sposati abbiamo la castità? Ma va, l'hai scoperta l'America. Certo che ci abbiamo. Fino a che tu non ti sposi, sei in castità. Poi ti sposi, vivi giustamente il rapporto matrimoniale, ce n'è anche del altro. L'Apostolo Paolo dice che durante il matrimonio, per non scadere nell'abitudine, perché si può scadere nell'abitudine a volte, ogni tanto dice Paolo, astenetevi di comune accordo, naturalmente, perché non è che lo deve decidere il marito e la moglie, no, al contrario, per dedicarvi alla preghiera. E poi dice Paolo, riprendetevi di nuovo con gioia. Oh, San Paolo ha detto queste cose, non è che ha detto Maria di Filippi, San Paolo, tanto per capirci. Perché Paolo sa perfettamente che si può scadere anche nell'abitudine, ma l'amore non può essere abitudine, deve essere donazione, sempre nuova. Poi c'è il divorzio. Che dire del divorzio? È la piaga di questi tempi. Io ho bambini che soffrono a scuola perché il papà e la mamma sono divorziati, poi si sono risposati, hanno altre famiglie. I bambini soffrono di questo. Io ve lo dico perché lo vedo con i miei occhi e non posso tacere. Bambini che vengono da me piangendo per queste situazioni. Poi c'è la poligamia. Adesso abbiamo, voi sapete, abbiamo tutta questa immigrazione, no? Che porta anche la poligamia, ma la poligamia non c'entra niente con la fede cattolica, assolutamente. Per noi c'è una sola moglie, c'è un solo marito, a meno che uno non muoia oppure abbia la dichiarazione di nullità matrimoniale, se no non possiamo sposare più di un uomo o più di una donna, quindi la poligamia per noi. Poi c'è l'incesto, ecco, pure questo, purtroppo, amici, esiste, è sempre esistito, ed è un altro peccato di una gravità veramente abominevole. Io lo definisco così perché non trovo altre parole. È abominevole, cioè tu usufruisci della tua carne, tu bruci una vita che è la tua vita, è la vita di tuo figlio oppure di tua figlia. Bene, cominciamo subito. Allora, il settimo comandamento: non rubare. Allora io inizio con una battuta alla Roberto Benigni. Non so se vi ricordate, Benigni fece i 10 comandamenti spiegati in televisione. Allora, quando arrivò a questo comandamento, rifacendosi
all'interpretazione di un versetto del libro dell'Esodo, dove si dice che forse è stato Dio a dettare a Mosè i comandamenti, a Mosè li ha scritti. Allora Benigni ha detto che Dio, quando ha dettato il settimo, gli ha detto a Mosè: fermo, non scrivere in ebraico, questo scrivilo in italiano. Perché ha detto questo? Perché purtroppo in Italia, noi italiani, io per primo, tutti, io sono il primo, siamo sempre furbi, no? Noi siamo furbi, siamo più furbi degli altri, sempre più furbi di tutti, quindi noi ci approfittiamo e tentiamo di appropriarci delle cose del prossimo ingiustamente, solo perché ci fa comodo, perché il settimo comandamento ci proibisce di prendere o di tenere le cose degli altri. Adesso andiamo a vedere cosa significa, perché non è solo rubare, non è solo rubare soldi, non è solo la corruzione, anche per esempio quando una persona ti presta una cosa sua, no? Una cosa anche preziosa, potrebbe essere un libro, un ricordo, non lo so, e tu non lo restituisci nei tempi dovuti, anche quello rientra nel non rubare, perché tu ti stai appropriando di una cosa che non è tua e che devi comunque restituire. Allora, quali sono le proibizioni di questo settimo comandamento? Ecco, attenzione, perché anche qui tante volte noi facciamo delle cose in automatico e non ci rendiamo conto di che cosa facciamo, perché spesso si commettono i peccati senza accorgersene. È vero, questo mi capita tantissimo, tante volte a me. Innanzitutto il furto, ma qui dentro, insomma, credo che nessuno di noi, no, se sia mai macchiato di un peccato del genere. Naturalmente non commette peccato chi soffre di cleptomania. Voi sapete, ci sono delle persone che hanno una malattia vera e propria, cioè entrano al supermercato, prendono, mettono in tasca e vanno via, ma quelle sono persone malate, quindi lì non c'è il peccato. Ricordatevi sempre, per fare un peccato ci vogliono tre cose: la materia grave, il comandamento in questo caso, la piena avvertenza, cioè tu devi sapere cosa stai facendo; terzo, il deliberato consenso, cioè devi dire sì con tutto te stesso a quell'azione che tu stai facendo, altrimenti non c'è peccato mortale. Potrebbe esserci il veniale, ma non c'è sicuramente il mortale. Quindi prima di fare un peccato mortale, insomma, ci devi mettere impegno, ecco, a farlo, usiamo questo termine. Quindi sicuramente il furto non credo che ci appartenga, però rubare rimane sempre una cosa grave, un peccato mortale. Poi abbiamo la corruzione, ecco. Chi riguarda? Il primo pensiero che ti viene in mente è il politico, la prima cosa che ti viene in mente. Attenzione però, è vero che i politici sono corrotti, ma se io vado da un politico o un amministratore, che ne so, potrebbe essere pure il sindaco non è un politico, è un amministratore, e gli vado a chiedere una cosa e magari gli allungo una bustarella, attenzione, si dice, beh, però dice lui è un corrotto, tu però sei quello che lo ha spinto a corrompere, quindi sei anche tu responsabile. Per esempio, quanti di noi qui hanno chiesto una raccomandazione? Non me lo dovete dire, sono solo domande, uno se le tiene dentro, ok? Perché le raccomandazioni non si devono chiedere, fai il concorso, come diceva Paolo Borsellino, Paolo Borsellino a suo figlio che aveva paura di fare l'esame, era preoccupato, diceva: papà, non è che magari mi puoi dare un aiuto? No, studi e vai a dare l'esame. Cioè il rispetto delle norme, delle regole, non vai dall'amico professore a dire: senti, chiudi un occhio perché questo è mio figlio, perché questo non va bene, perché tu vai a togliere il diritto ad altra gente di poter essere più bravo di te. Ragionare, no? Se uno ci ragiona è così. Quindi la corruzione, attenzione alla corruzione, perché la corruzione è un peccato gravissimo, perché tu togli i diritti ad altre persone, quindi essere corrotti o corrompere è un peccato gravissimo. Papa Francesco ne parla spesso della corruzione, fateci caso, su 10 discorsi 9 toccano questo argomento. I lavori fatti male, io chiamo a casa mia qualcuno a farmi un lavoro e io pretendo che il lavoro sia fatto a regola d'arte, no? Perché i miei soldi sono veri, non è che ti pago con i soldi del Monopoli, e quindi tu mi devi fare il lavoro fatto bene. Ecco, i lavori si devono fare sempre fatti bene.
sia un lavoro di muratura, sia un lavoro di sartoria, qualunque tipo di lavoro va fatto a regola d'arte, perché sennò tu stai rubando i soldi che ti dà la persona che ti ha commissionato il lavoro. La frode fiscale, che mi viene da ridere, perché l'Italia è il paese dove si cerca in tutti i modi possibili di evadere le tasse. Ora io adesso qui ci sarebbe un discorso grande da fare, ma non c'è tempo. Le tasse bisogna pagarle. Gesù nel Vangelo le ha pagate. Andatevelo a vedere. Un giorno ha detto a Pietro: Pietro, vai a pescare, pesca il pesce, apri la bocca, troverai i soldi, va e paga per me e per te. Quindi se ha pagato lui le tasse, possiamo pagare anche noi. Il discorso sarebbe più vasto nel dire quante bisognerebbe pagarne, ma non è questo il momento, lo approfondiremo poi in sala Montessori quando volete voi durante l'anno. Non bisogna evadere le tasse. Evadere le tasse significa togliere alla comunità, perché le tasse vanno a tutti, i servizi che la comunità deve avere. Paga ciò che devi pagare, le tasse le devi pagare, la tassa giusta la devi pagare, tutti la dobbiamo pagare. Se tu non paghi le tasse e poi ti presenti a fare la comunione, non va bene, devi confessarti, perché le tasse le devi pagare. Andiamo avanti. Lo sperpero, a volte capita anche questo, no? Che c'è gente che sperpera i soldi non vanno mai sperperati. Hanno spesi, perché Dio ce li dà perché noi li spendiamo. Non vanno accumulati, ma vanno spesi, ma non sperperati. Cioè non comprare cose che non ti servono, compra quello che ti serve lo compri per te, per i tuoi figli, per un amico. È bello anche quando uno fa un regalo a un amico, no? Una cosa bellissima, senza sperperare soldi. E poi un altro peccato, questo lo commettono i datori di lavoro, è quello di non rispettare i contratti, non rispettare i contratti. Ecco, questo è un fatto grave. Per esempio, io assumo una persona e non gli pago i contributi. Ecco, questo è un peccato mortale, perché tu stai togliendo a questa persona nel futuro la sua pensione. Scusate, stasera sono molto duro, io in genere sapete che non sono così di carattere assolutamente, ma devo dire la verità, perché questa è la verità. La verità non va mai taciuta, poi ne parleremo nel 8° comandamento che parla proprio della verità. Adesso vediamo invece quali sono, anzi no, me ne manca un altro, giocare e scommettere dilapidando i propri soldi. Voi sapete che tante famiglie si sono rovinate, con le slot machine, con tutte queste macchine. Io ho conosciuto persone che hanno perso tutto, si sono giocate tutto, sono rimaste senza un soldo. Ecco, il gioco si può giocare, ma sempre con razionalità e con oculatezza. Vuoi comprarti un Gratta e Vinci, che tocco e pesci, ma non che ti butti tutto lo stipendio nei Gratta e Vinci. Tu hai una moglie o un marito, i figli, tu non sei padrone di te stesso, hai una famiglia, questo non te lo devi mai scordare. Anche io ogni tanto lo compro Gratta e Vinci, ma Gratta e Vinci non c'è niente di male, ma tu ti metti lì a giocare 1300 euro e butti tutto? No, questo non si fa, perché non è rispetto per te, non è rispetto per la tua famiglia. Veniamo adesso alle azioni virtuose, perché questo comandamento ci dice anche le cose virtuose che dobbiamo fare. Per esempio, le nazioni ricche devono aiutare le nazioni povere. Certo, se ci sono persone, nazioni che sono nell'indigenza e noi facciamo finta di niente, questo non va bene agli occhi di Dio, perché Dio vuole che se noi abbiamo qualcosa in più e possiamo darlo, è giusto darlo, quindi aiutare le persone. Un'altra cosa importante, le opere di misericordia, che voi conoscete meglio di me, sia quelle corporali che sia quelle spirituali. Quindi allora consigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti, sopportare le persone oneste. A volte ci sono delle persone che magari hanno un carattere un po' pesante, no? Parlano sempre, dicono sempre tante cose, stai lì e ascolti. Fallo per amore di Dio, ascolta per amore di Dio. Io ho i miei bambini che in classe tutti i giorni mi vogliono parlare, tutti i bambini. Io cosa faccio? Gli dico no, guarda, c'ho voglia, no, amore dimmi. Magari lascio perdere anche la mia lezione, perché devo ascoltare, certo. Lui, ascoltare è carità. E potrebbe essere anche un modo per aiutare, perché una persona si vuole anche sfogare, no? Parlare vuol dire anche sfogarsi, vuol dire aprire il cuore. E poi ci sono le opere di misericordia corporale, dar da mangiare, dar da bere, vestire, visitare gli ammalati. Ecco, visitare gli ammalati è una cosa importantissima, non lo deve fare solo Don Ireneo o i ministri straordinari,
Questo possiamo fare tutti. Chi è che non ha un parente o un amico ammalato? Andate a trovare chi è ammalato. Ammalato non ti chiede niente, ti chiede 5 minuti e stai con lui, a parlare anche del più o del meno. Comandamento. Questo è un comandamento che i bambini, quando io glielo spiego, mi dicono: ma mai non devo dire bugie, non dire falsa testimonianza, no? Ecco. Allora, naturalmente questo comandamento non riguarda soltanto i tribunali, no? Che tu vai in tribunale e giuri di dire la verità. Questo è il comandamento della verità in senso generale. Cioè il cristiano deve essere l'uomo della verità. Gesù l'ha detto nel Vangelo: io sono la via, la verità e la vita. Quindi se lui è la verità, noi non possiamo essere la menzogna. Vi ricordate davanti a Pilato cosa ha detto Gesù durante il processo? Io sono nato e sono venuto nel mondo per testimoniare la verità. Noi tante volte, per paura, ma anche perché siamo un po' vigliacchi, confessiamocelo, giriamo intorno alla verità, perché sai, magari poi dopo mi faccio un sacco di nemici, no? Invece se io sto zitto, faccio finta di niente. Ecco, quando tu pensi questo devi dire: ma questo è secondo il Vangelo? Gesù cosa direbbe di questo mio comportamento? Perché nel Vangelo Gesù dice una cosa importante: se un tuo fratello sta sbagliando, va e diglielo. Gesù non dice fa finta di niente, non c'è scritto questo nel testo. Va, correggilo. Domani lui correggerà te, perché sbaglierai anche tu, no? Prima o poi, sbagliamo tutti. Cioè parla, di le cose come stanno e non parlare alle spalle, parla davanti. L'abbiamo detto ieri che alle spalle parlano solo i fagioli. Ecco, noi dobbiamo parlare davanti, perché parlare davanti vuol dire avere il coraggio delle proprie idee, avere il coraggio delle proprie idee. Questo è importantissimo. Quindi cosa ci proibisce questo ottavo comandamento? In assoluto ci proibisce di non dire mai la verità. La verità va sempre detta. L'unica eccezione è quando c'è un malato terminale o un malato che ha una brutta malattia. Se si presume che possa essere debole psicologicamente, potrebbe essere, in quel caso certo non possiamo dirgli quello che ha, se poi si butta dalla finestra, no? È chiaro che lì dobbiamo, diciamo, non dire come stanno le cose. È l'unica eccezione, ma per il resto dobbiamo dire sempre la verità, anche se ci costa. San Giuseppe Muscati, il medico napoletano, quello famoso, no, che ha fatto Fiorello anche nella fiction, diceva queste parole: se la verità ti costa qualcosa, amala lo stesso e falla anche se ti costa molto sacrificio. San Giuseppe Muscati, che lui insomma dei sacrifici ne ha fatti molti. Quindi dire la verità vuol dire pagare un prezzo, paghiamolo. Se c'è da pagare, lo paghiamo. Andiamo avanti. Quindi questo comandamento ci proibisce la falsa testimonianza, naturalmente, ci proibisce lo spergiuro. Se tu compi, abbiamo detto anche ieri, se tu fai un giuramento, quel giuramento lo devi adempiere, altrimenti sei uno spergiuro, sei uno che giura il falso. Poi abbiamo la maldicenza. Maldicenza, dire male degli altri. Guardate, ve lo dico perché questo l'ho vissuto un po' sulla mia pelle, no? Tutte le volte che mi sono permesso, sbagliando, di dare un giudizio su qualcuno, al 99,8% ho sempre sbagliato. Me ne sono accorto dopo, no? Sì, ho sempre sbagliato. Sapete perché? Perché noi abbiamo la visione del mondo dal primo piano, Dio ce l'ha dall'attimo. E quindi capite voi che la nostra visione è limitata, quella di Dio è illimitata. Quindi tutte le volte che tu esprimi un giudizio su qualcuno, dopo un po' di tempo vieni a sapere una cosa di quella persona, perché dici: vedi, ho sbagliato, poverino, quello agisce così perché gli è successo questa cosa. Ecco, ecco perché non bisogna mai parlare male degli altri. I santi ci insegnano che se devi dire male di qualcuno è meglio che non parli, state zitto, così almeno non succede niente. Poi c'è la calunnia, ecco qua. Qua cari amici, attenzione, perché la calunnia è dire il falso sugli altri. Qui vorrei raccontare una cosa che riguarda San Filippo Neri.
adesso vi racconto questa cosa di San Filippo Neri. Allora, un giorno una coppia, marito e moglie, sono andati da padre Filippo a confessarsi perché avevano calunniato una persona. Allora padre Filippo ha fatto quasi finta di non neanche ascoltare. L'aveva ascoltato, perché San Filippo era anche molto furbo. Allora gli ha detto: senti, io oggi avrei tanta voglia di mangiarmi un bel brodo di gallina, gli ha detto San Filippo a questa coppia. Senti, fammi la cortesia, vai a casa, prendi una gallina, la spegni, mentre cammini che vieni qui da me, la spegni, me la porti che poi dopo la voglio cucinare. Beh, dice, ma padre Filippo, ma io ti ho detto un'altra cosa, mica ti sto, non ti preoccupare. Questa è andata a casa, ha preso la gallina, e con la moglie, per strada, parlavano e spennavano, immaginate tutte ste piume. Quando sono arrivati da padre Filippo Neri, padre Filippo gli ha detto, l'hai spennata la gallina? Sì. Ecco, adesso ritorna indietro, vai a raccogliere tutte le penne che hai fatto andare in giro in tutta Roma. E quello gli ha risposto, padre Filippo, come faccio? È impossibile. Ecco, gli ha detto padre Filippo, la calunnia che tu hai fatto contro quella persona adesso è andata nella bocca di tutti e adesso è impossibile dimostrare che questa persona è innocente, perché ormai per tutti è colpevole. Che ci insegna sta storia? È una storia semplice, ci insegna che prima di parlare dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare molta attenzione, perché anche se una cosa fosse vera, tu devi andare dalla persona direttamente a dirlo, mai per interposta persona e mai alle spalle. Questo è importante, amici. Te lo dico perché la verità va sempre detta. Gesù davanti al Sinedrio, quando gli chiesero, sei tu il figlio di Dio? Gesù mica ha detto, chiedilo a Pietro, ha risposto lui, ha detto certo, io lo so, non ha mai nascosto la verità. Noi dobbiamo dire sempre la verità, ma se questa verità può ferire qualcuno, dobbiamo andare da quella persona direttamente a dirgliela. Dice, ma poi dopo io, dopo quello ci rimane male, tu intanto glielo dici con carità, non è che vai lì con la frusta, glielo dici con carità, ma se lui non vuole ascoltare non fa niente. La Bibbia dice, se tu lo avvisi, lui, tu sei salvo. Se lui non ti ascolta, dice il Signore, poi se la vedrà con me, ma tu hai fatto il tuo dovere, gli hai detto quello che gli dovevi dire. Ottavo comandamento, avete visto quanto è impegnativo, eh? L'ottavo comandamento è mica è tanto facile, eh? Non è facile. Poi c'è l'ultima, e poi ho finito, che è la menzogna. Anche le menzogne sono pericolose, perché una menzogna potrebbe distruggere una persona. Faccio un esempio, Se tu a un prete, questo capita spesso, gli dici che è un pedofilo, quando non è vero, la sua reputazione è finita. Dice, ma dopo c'è il processo, lo assolvo, rimane quella macchietta, quella macchiolina, rimane per sempre. Pensate le nostre parole quanto sono importanti. La Bibbia dice, chi sa tenere a freno la lingua, sa tenere a freno tutto il corpo. Perché la lingua è l'unico organo del nostro corpo che non ha né peli né ossa e quindi cammina da solo e tu devi tenerlo sotto controllo, no? Andiamo al nono comandamento. Nel sesto si proibiscono tutta la sessualità che non è secondo la volontà di Dio. Nel nono il Padre Eterno, che è intelligente, sa che tutto parte da dove? Dal pensiero, dal desiderio. Dice non desiderare la donna d'altri. Naturalmente quando Mosè riceve i comandamenti, l'unico che poteva desiderare era l'uomo. Lo sappiamo, l'Antico Testamento era così. Ma con Gesù le cose cambiano. Se voi leggete il Vangelo di Marco, nel Vangelo Gesù dice se una donna ripudia il marito, udite, se una donna, vedete, quindi Gesù mette l'uomo e la donna nello stesso livello e sposa un altro, commette adulterio. Se l'uomo ripudia la moglie, commette adulterio. Quindi possiamo trasformarlo in non desiderare anche l'uomo d'altra, no? Di un'altra persona. Quindi l'uomo e la donna sono tutti e due coinvolti in questo comandamento. Questo comandamento ci proibisce che cosa? Ci proibisce il desiderio o la concupiscenza carnale, i pensieri, no? Le ossessioni. Il cuore è, dice la Bibbia, la sede
nella tua personalità morale, nel cuore c'è la tua stessa vita, c'è la tua coscienza, ci sei tu. E Gesù dice che dal cuore partono tutti i sentimenti, cioè dalla tua coscienza, perché il cuore nella Bibbia sta per coscienza, partono tutti i sentimenti, buoni o cattivi, dalla tua anima. E quindi proprio da lì nascono i pensieri, le ossessioni, i desideri. Allora, questo comandamento cosa ci vuole insegnare? Che dobbiamo tenere con la ragione sotto controllo cosa? Le nostre passioni, i nostri pensieri, i nostri desideri. E quindi qual è la virtù che dobbiamo seguire? Quella della temperanza, la famosa, una delle famose quattro virtù cardinali. Essere temperante vuol dire che con la tua volontà, con la tua ragione, tieni sotto controllo le tue passioni. Una volta un signore in catechesi mi disse, allora io a non tradirmi moglie ci riesco, a non fare adulterio ci riesco, ma non riesco a livello mentale, se vedo una bella donna mi viene in mente qualche pensiero di loro. Vi do un consiglio perché l'ho testato su di me questa cosa, quindi la passo anche a voi. Parlo agli uomini in modo particolare, che le donne forse sono meno tentate, non lo so. Per cacciare i pensieri e i desideri deve essere precisissimo. Quando ti viene un pensiero e un desiderio, trasforma quel pensiero in una preghiera. Io faccio sempre così. Tutte le volte che mi viene in mente dico, Signore, ti ringrazio per la bellezza della donna, quanto è bella la donna. E l'inquilino del piano di sotto se ne deve andare. E se ne deve andare per forza. Perché io ho utilizzato la tentazione per benedire Dio. Quindi l'ho vinta. L'ho vinta quella tentazione. Cioè non l'ho seguita. Perché il peccato non sta nella tentazione. Il peccato sta nella consentire alla tentazione. E quindi al pensiero. Ecco, vedete, abituiamoci a questo, a pronunciare preghiere, pensieri, giocatori per allontanare da noi il desiderio sbagliato, quello di voler avere tutte le persone che incontro. Ma come ti permetti? Gesù ha detto, commetti adulterio nel tuo cuore, quella donna non è tua, quell'uomo non è tuo, tu hai tuo marito e tua moglie che Dio ti ha donato, no? Quindi questo comandamento a cosa ci invita? Alla virtù della purezza del cuore, alla virtù della castità. La castità non è solo dei preti, l'abbiamo già spiegato. Essere casto vuol dire vivere rispettando la legge di Dio. Sei fidanzato? Ama la tua fidanzata. Sei sposato? Puoi compiere fino in fondo l'atto matrimoniale, che è l'atto sessuale col quale tu ti unisci anche con il corpo di tua moglie. Ma prima c'è l'unione spirituale, poi c'è l'unione fisica, non il contrario. Ecco, vedete quanto è importante educarci a questo, no? C'è un tempo per ogni cosa, dice il libro del Coelet. Avere la purezza dell'intenzione, cioè la nostra intenzione deve essere sempre limpida. Guardare le persone in modo limpido, con un cuore puro e purificato. Anche lo sguardo, io tante volte mi rendo conto che anche lo sguardo a volte può essere pesante, no? Magari una donna che viene pesantemente guardata, o un uomo che viene pesantemente guardato, no? Ecco, anche lo sguardo deve essere rispettoso. E poi c'è il pudore. Ecco, vorrei parlare del pudore. Siamo in un tempo in cui il pudore è passato un po' di moda, amici miei, no? Una volta c'era un po' di più il pudore, il senso del pudore. Faccio un esempio. Ma io mi posso vestire come mi pare? Certo. Ma il tuo modo di vestire, però, non deve offendere né te stessa, né la tua dignità di persona, né tantomeno deve offendere le persone che ti stanno vicino. Quindi c'è un modo decoroso, bello, anche elegante, simpatico anche di vestirsi, di parlare, anche il linguaggio, no? Tante volte il nostro linguaggio è a volte un po' grasso, un po' volgare. Ecco, facciamo attenzione anche a questo. Andiamo al decimo comandamento, l'ultimo, il numero 10, dulcis in fundo, direbbero i latini. Il decimo dice non desiderare la roba degli altri, naturalmente è collegato al settimo, no? Quindi tieni sotto controllo che cosa? La concupiscenza. Concupire vuol dire desiderare ardentemente qualcosa, ecco, soprattutto i beni degli altri. Io questo comandamento lo chiamo il comandamento del francescano. Il francescano chi è, il seguace di Francesco? È quello che si accontenta di quello che ha. È contento del poco che possiede, non desidera avere chissà che cosa in più, si accontenta. Questo comandamento ci proibisce di essere avidi, essere attaccati alle cose e anche ai soldi, naturalmente. Poi
Un'altra cosa che questo comandamento ci sconsiglia è l'invidia, no? Tante volte anche io ci casco, no? Però se potessi avere quello che c'ha quello là, insomma, quanto mi piacerebbe, no? Ecco, attenti anche all'invidia. Impariamo a dire che bello, ce l'ha, sono contento per lui. Questa è una frase cristiana, sono contento per lui. Vuol dire che gioisco per lui. È come se ce l'avessi io. Dice, però tu ce l'hai. Lo so, però sei contento che ce l'ha lui, no? Cioè, sei contento per il bene dell'altro. Amare cosa vuol dire? Abbiamo detto, volere il bene dell'altro, no? Poi, questo comandamento, come modello quale ha? Le beatitudini. Beati i poveri di spirito, quindi essi erano dei cieli, beati quelli che sono misericordiosi, beati quelli che si accontentano di quello che hanno e ringraziano Dio. C'è una frase su Facebook che mi colpisce sempre, dice così: c'hai uno stipendio? Un lavoro? Bene. C'hai una casa? C'hai la moglie, i figli, stanno tutti bene? Sei più ricco di quanto tu non possa pensare. Guardate che è vera questa frase, altre frasi magari lo so di meno su Facebook, ma questa è vera, eh? Cioè accontentati e sii felice di ciò che hai.